Ma sul serio l'Audi RS3 ha bisogno di presentazioni? Cioè, chi è che non la conosce? Sì, sì, sì. È proprio un'icona. Come ho detto in apertura, è vero, Audi RS3 di fatto non ha bisogno di presentazioni. È un modello che ha fatto la storia, no, dell'automobilismo, ma soprattutto delle hatchback di segmento C. Perché di fatto, è vero, viene proposta anche in versione sedan, ma quella che sto provando io adesso è la versione hatchback. Forse, almeno in Italia, quella diciamo con un po' più di carattere, forse la più emblematica, quella più venduta, perché in Italia le sedan magari sono vendute di meno rispetto chiaramente a una hatchback che ha il portellone dietro tronco. 4,39 m di lunghezza, quindi anche qui non ci si distacca troppo dalla tradizionale A3. La cosa curiosa della RS3, così come anche della S3, diciamo che è la tappa intermedia in quanto a sportività rispetto alla A3, è che l'estetica, diciamo, è sì, ha sì dei dettagli che ti fanno capire che ci si trova davanti a un modello sportivo, quindi a un modello prestazionale particolare, con anche un allestimento dedicato, ma al di là di tutto non si discosta in modo netto dalla versione, diciamo, base, perché quelli che sono i dettagli che saltano di più all'occhio sono tutta la parte di calandra anteriore, le prese d'aria, l'allargamento della carreggiata anteriore, chiaramente per dare anche un'impronta a terra superiore rispetto al modello tradizionale, ma allo stesso tempo gli sfoghi dell'aria, gli scarichi ovali al posteriore, perché noi provammo anche l'Audi RS4 e in quell'occasione ricordai quanto la gamma RS rispetto alla S viene riconosciuta proprio dalla presenza di questi scarichi ovali, quindi il terminale dello scarico è ovale piuttosto che magari quadruplo come nel caso delle S, o diciamo singolo doppio come nel caso delle versioni tradizionali. La cosa più bella in assoluto in termini di estetica sono le luci di posizione, bellissime, che vanno a replicare quella che è una bandiera a scacchi. Questa è una cosa eccezionale e sono quelle che poi restano chiaramente attive anche quando si va a spegnere il motore, quindi anche lì una definizione, diciamo, di sportività un po' implicita, tra virgolette. La macchina non ti dice a prescindere io sono sportiva, ma te lo fa capire con dei dettagli anche non troppo diciamo non troppo vistosi da un certo punto di vista, perché qui non parliamo di una macchina che ha degli spoiler enormi, delle ali che per cercare di generare deportanza, no. Questa è una macchina che ha un'ottimizzazione aerodinamica esattamente lì dove serve, quindi magari nella parte anteriore, nello splitter, e sì, c'è un piccolo spoiler al posteriore, ma nella parte superiore dell'1.8 comunque non particolarmente vistoso. Quindi da questo punto di vista, secondo me, hanno lavorato anche in modo abbastanza sapiente. Poi all'interno non c'è assolutamente una grandissima differenza dalla A3 tradizionale, se non per qualche beige RS un poco in giro, quindi si riconfermano veramente tantissime caratteristiche che ha anche la Audi A3 tradizionale. Una su tutte è il volante. Io penso sia uno tra i volanti meglio definiti in termini di geometria, ma soprattutto di spessore, perché la grandezza della corona, così come lo spessore della corona stessa, mi sembrano estremamente in linea. Poi è basso nella parte inferiore, quindi un chiaro richiamo a quella che è la sportività con il logo RS. Tra l'altro, proprio sul volante, su questa generazione, troviamo il tasto RS. Questo per evitare di andare a richiamare nell'infotainment le varie modalità di guida, quindi si possono anche tranquillamente variare senza andare a staccare le mani dal volante, quindi basta allungare il pollice senza problemi. Strumentazione e infotainment al di là dell'head-up display che proietta direttamente sul parabrezza, sono entrambi dei display da 12.1 pollici, ovviamente in entrambi i casi hanno anche delle schermate dedicate alla gamma RS, quindi per esempio pressioni, temperature varie e così via. Magari se qualcuno, se qualche utente, se qualche proprietario vuole andare in pista, è bene avere sotto controllo determinati parametri della macchina, non è assolutamente una banalità. I sedili nel mio caso qui sono praticamente un unico blocco, il poggiateste integrato, anche qui un richiamo palese alla sportività, ma più in generale è un abitacolo nel quale comunque si sta abbastanza bene. Non è spaziosissimo, ma perché credo abbiano voluto riproporre il concetto di avvolgente, quindi è una macchina che ti avvolge, ti fa sentire un tutt'uno con i comandi, questo durante la guida soprattutto
quando si parla di alte prestazioni comincia a essere un vantaggio. Parliamo poi della guida. Io lo so che tanto lo stavate aspettando. Questo è il cuore della prova, l'estetica, esterni, interni, quello che volete. Il 2005 da 5 cilindri. 400 cavalli, 500 newton per metro di coppia. Al di là di tutto, al di là dell'erogazione che è molto appuntita ed è stata anche migliorata rispetto al passato, Audi è famosa per avere questo 5 cilindri, ha equipaggiato diverse generazioni e adesso piano piano nel corso del tempo è stato migliorato, dando sempre quel qualcosa in più. Su questa generazione sono stati migliorati non solo tutti i parametri per la gestione dell'erogazione del motore, ma anche quelli per la risposta del motore al comando dell'acceleratore. Questo significa una maggiore reattività in ogni condizione di guida quando si va a premere il gas, magari anche in situazioni di emergenza come possono essere quelle di un sorpasso. Non è banale come cosa, perché quelle sono situazioni nelle quali anche mezzo secondo di scarto, mezzo secondo di ritardo potrebbero fare la differenza in un caso o nell'altro. Però al di là di tutto è il sound. Che è strano ma coinvolgente, nel senso che noi siamo abituati a dei frazionamenti che possano essere i 4 in linea, che possano essere magari i flat 6, i V6, i V8, V10, V12, poi apoteosi ingegneristiche e motoristiche varie. Il 5 cilindri è un motore strano da questo punto di vista, è un motore desueto più che altro ed ha il suo sound caratteristico, molto bello da sentire, anche se comunque quando andate a sgasare a folle la macchina è limitata a 4000 giri, quindi non vi fa salire troppo. Meglio, d'altronde io sono d'accordo con questa cosa, meglio che la tonalità del motore la si vada a sentire in modo bello, esplicito e gutturale durante la progressione dei giri, in modo tale che il motore abbia carico, non stia sgasando a vuoto, cosa che non è mai raccomandabilissima, sappiatelo. Ci sono poi due fattori che voglio mettere in evidenza durante questa prova: il cambio è S-Tronic 7 marce ed è uno dei migliori cambi a doppia frizione che si possano trovare sul mercato, ma veramente non sbaglia un colpo. È settato anche discretamente bene per quanto riguarda le varie modalità di guida, quindi magari in efficiency tende a cambiare praticamente subito, non fa salire troppo di giri il motore, seppur efficiency per una macchina del genere sembra un po' strano. Ma al contempo, quando andate a mettere dynamic ed aprono anche le valvole allo scarico, lì la musica cambia in tutti i sensi, non solo sonora ma anche proprio percettibile. Il cambio vi segue molto bene qualora lo vogliate lasciare in automatico, altrimenti prendete voi direttamente il controllo con le palette dietro al volante, a destra per salire di marcia, a sinistra per scendere. Poi c'è la trazione 4, ricordiamoci, la trazione 4 è la trazione integrale di Audi. Riesce poi in questa generazione di RS3 a contare sul torque splitter, in pratica al posteriore, per cercare di far chiudere meglio le curve, evitare il sottosterzo, comunque garantire una dinamica di guida molto migliore rispetto alle generazioni precedenti, questo sistema elettronico riesce a trasportare tutta la coppia anche su una sola ruota, tutta la coppia disponibile. Quindi questo non solo vi permette di fare perno, no, quando state girando, di chiudere proprio meglio la curva, ma vi permette anche di driftare. Ma non si fa. Si fa solo negli spazi adibiti, mi raccomando, nella pista. Io vi dico solo che si può fare. Insomma, quello che potremmo dire di quest'auto è che di fatto sembra una supercar sotto mentite spoglie, perché i 400 cavalli, ma soprattutto i 500 newton per metro di coppia, si sentono veramente molto bene, il sound è coinvolgente, le sospensioni riescono a reagire discretamente bene, per quanto possibile, diciamo, per un'auto di questo calibro, sul pavé, d'altronde sono anche a controllo elettronico. Chiaramente non vi aspettate dei miracoli, se comprate una macchina del genere non vi dovete immaginare la possibilità di andare spediti a 100 all'ora sul pavé, no, potreste probabilmente distruggere sia le gomme che i cerchi. Questa non è l'auto per fare questa, ma non appena vi ritrovate su una lingua di asfalto, magari anche un po' curvosa, non so se si può dire curvosa, tipo petaloso, no? Non so se si possa dire, ma curvosa, ci siamo capiti su questa cosa, vi togliete veramente tante soddisfazioni, veramente tante, tante, tante. E detto questo, allora io vi ho fatto venire l'acquolina in bocca, lo so, ma vi devo lasciare.
E allora ricordatevi di mettere un like al video e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo test. Ciao!